calcolare distanze tra questi oggetti geometrici. E quindi abbiamo fatto fra punto e piano. E adesso prendo il caso successivo, che una retta è un piano. Distanza retta e piano. Ma ci pensiamo un po', ci sono due possibilità. Ecco un piano. Potrebbe essere che la retta e il piano hanno un punto di intersezione. Cosa direste la distanza? In questo caso la distanza è sempre la distanza minima, in questo caso la distanza è zero. Solo quando non c'è intersezione ha senso di, o un po' meglio dire, la distanza può essere positiva. Quindi abbiamo qualcosa del genere. Qua c'è questa retta e qua c'è il piano. E come possiamo calcolare la distanza adesso? Questo è molto facile. Prendi un punto arbitrario, e poi calcoli la distanza di questo punto dal piano. E non dipende dal punto. Se prendi un altro punto qua, altro punto, la distanza è uguale. Quindi il problema si riduce al problema precedente, quindi calcolare distanza punto piano. Quindi questo risolve, questo non lo voglio rifare, questo risolve il problema distanza fra retta e piano, e fra piano e retta. Il caso successivo è la distanza fra due piani. Distanza fra due piani. Questa è la situazione un po' simile. Ci sono due situazioni. Può essere che i piani hanno intersezione, che si intersecano in qualche retta. In questo caso la distanza è zero, quindi se l'intersezione non è vuoto, quindi se ci sono punti di intersezione, diciamo che la distanza è zero. Allora distanza è zero. Può essere invece che i piani sono paralleli, che hai due piani qui. E questo succede esattamente se hanno vettori normali che hanno la stessa direzione. No? In questo caso come si fa? Ma è esattamente come prima. Prendi un punto arbitrario di un piano, arbitrario, e calcoli la distanza da quel punto, dal piano sotto. E se cambi il punto, si vede geometricamente, è abbastanza chiaro, almeno trovo io, che la distanza è uguale, perché sono paralleli. Quindi la distanza è la distanza di un punto arbitrario. Ma devi prima verificare che i piani sono infatti paralleli. Se non sono paralleli, non ha senso, cambia tutto. Quindi adesso abbiamo anche fatto il caso di due piani. Adesso il caso punto e retta. Distanza fra un punto e una retta. Questo è più interessante, perché abbiamo quindi la retta qua. È un punto qua sopra. Come possiamo calcolare la distanza? La distanza deve essere la distanza fra il punto più vicino, Q, sulla retta,
e P. E come posso trovare questo punto? Se riesco a determinare quel punto, allora ci sono. Da questo punto posso trovare in questo modo. Io determino il piano che è ortogonale, perpendicolare alla retta, quindi piano perpendicolare alla retta che passa per P. Quindi il vettore normale di questa retta è quindi esattamente di questo piano, scusate, è esattamente la direzione della retta. E adesso e poi calcolo il punto di intersezione. È lui, cioè questo posso farlo. Allora facciamo un esempio. Facciamo un esempio come si fa. Ok, lo faccio usando un esempio numerico. Allora prendo come retta, come punto prendo il punto 1 meno 1 2 in R3. Quindi questo è l'esempio, il punto si chiama P e poi ho la retta R che è dato in forma parametrica, è comodo avere la forma parametrica, se la forma non è parametrica ma cartesiana è meglio convertire per questo tipo di problema, quindi è 1, 0, 1 più lambda 2 meno 1, 0. Quindi abbiamo una retta e un punto. E la domanda è questo tipo di domande potrebbe già stare su un compito. È un calcolo standard che dovreste saper fare. Quindi la distanza voglio calcolare dal punto alla retta. E quindi la strategia è di determinare il piano pi greco che ha due proprietà passa per il punto P e ha vettore normale uguale alla direzione della retta data. Dio buono. Della retta data e poi calcolare il punto di intersezione, quindi Q è il punto di intersezione, la retta intersezione, il piano e poi la distanza che cerchiamo, la distanza è uguale alla distanza fra P e Q. E così si procede, questa è la strategia. Ok, cominciamo con il piano. Ma questo è facile, il piano deve avere due proprietà, deve passare per un punto dato, quello qua, e deve essere perpendicolare alla retta, quindi il suo vettore normale è alla stessa direzione della retta. E questo vuol dire che conosco i coefficienti, perché un'equazione del piano a questa forma e i coefficienti A, B, C posso prendere il vettore della direzione della retta, giusto? Quindi prendo A, B, C uguale a 2 meno 1, 0 e la direzione della retta. Adesso dobbiamo determinare il termine noto che manca ancora, quindi abbiamo 2x meno y e adesso dobbiamo decidere chi è il termine noto e per fare questo usiamo il fatto che il piano deve contenere questo punto qua, quindi se sostituisco il punto trovo il termine noto, quindi se sostituisco il punto trovo 2 per 1 meno 1 che è 3
Ok, quindi adesso ho un'equazione del Priano, 2x meno y meno 3, è 3. Questa è un'equazione del Priano. Questo è pi greco. Adesso calcolo intersezione retta e piano. Quindi scrivo il punto generico della retta, xyz, punto generico della retta. Allora, grazie al parametro, lo posso scrivere così, 1, 2, lambda, meno lambda 1. E se voglio che questo sta anche nel piano, devo soddisfare l'equazione del piano. Quindi trovo che 2 volte 1 più 2 lambda, x, meno y, meno meno lambda, è uguale a 3. Ma cosa succede? Troviamo che 3 lambda è 1, giusto? 3 lambda è 1. Quindi trovo che lambda è un terzo. Ok? Ho fatto bene? Quindi adesso posso calcolare Q. Q è il punto che corrisponde a lambda uguale a un terzo, quindi è 1, 0, 1 più un terzo 2 meno 1, 0, e questo è 5 terzi meno un terzo 1. Giusto? È sbagliato? 5 lambda? Ah sì, 5 lambda, grazie. Quindi lambda è un quinto. Un quinto. 7 quinti meno un quinto, 1. E adesso l'ultimo passo della nostra strategia è di calcolare la distanza fra P e Q. Quindi la risposta è che la distanza cercata è uguale alla lunghezza del vettore P meno Q. P è, chi è P? 1 meno 1, 2. Quindi è 1 meno 1, 2. Meno questo vettore qua, quindi meno 7 quinti più un quinto meno 1. E questa è la radice quadrata di qualcosa molto grande. Quindi 4, 25 più 16, 25 più 1. E questo è radice di 41 diviso 5, se non sbaglio. Ok? È chiaro come si fa? Adesso non vi do una formula generale. Chi ha voglia può cercare di dedurre una formula generale. Secondo me questo esempio spiega bene come si deve fare. Quindi adesso sappiamo calcolare la distanza fra un punto e una retta, e fra un retto e un punto. L'unica cosa che manca è la distanza fra due rette. Distanza fra due rette. Ma vi spiego prima un modo che si può fare, ma non è molto furbo, diciamo. Qua ho una rete. Può essere che le due rette si intersecano. In questo caso la distanza è zero. Se non si intersecano abbiamo qualcosa del genere, abbiamo due rette R1 e R2, così, rette sghembe. E ci sono, su R1 e R2 ci sono due punti che sono i più vicini, e questa è la distanza. E come possiamo trovare questi due punti?
Ma un modo è di scrivere una forma parametrica per R2, una forma parametrica per R2, una forma parametrica per R1, quindi qua hai un parametro lambda e qua c'è un parametro mi, e poi scrivere una formulona per la distanza dei due punti generici, che diventa qualcosa con quadrati di lambda e mi e radici, e poi usare il calcolo differenziale e cercare il minimo, e questo ti dà la distanza. Questo funziona, ma c'è un modo molto più facile che usa molto più la geometria che voglio spiegare. Come si può fare? L'idea è che questa retta ha una direzione, no? E anche questa retta ha una direzione. Adesso considero il piano che contiene R1 ed è parallela a R2. Quindi piano che contiene R1 ed è parallela, no? A R2. Questo, ma cerco di disegnare, è qua, no? Quindi la retta R2 è parallela a quel piano, e quindi questa distanza è la stessa distanza da ogni punto di R2 al piano. Vedete questo? Perché è parallela. E quindi chiamiamo questo piano pi greco. Allora la distanza di R1, la distanza di R1 a R2 è uguale alla distanza della retta R2 al piano pi greco. Così lo puoi calcolare. Facciamo un esempio. Esempio, quindi scrivo due rette, prendo la retta di prima, R1 è la retta XYZ uguale a 1, 0, 1 più lambda 1, 0, e la seconda retta prendo XYZ uguale a meno 1, 1, 0 più mi 0, 2, 1. E la domanda è calcolare la distanza fra R1 a R2. E quindi la strategia è questa, di fare così. Strategia è determinare equazione per il piano pi greco che contiene R1 ed è parallelo a R2, e poi dire che a questo punto sappiamo che la distanza fra R1 e R2 è uguale alla distanza fra pi e pi greco, dove pi è un punto arbitrario dalla seconda retta, con pi in R2 arbitrario. Ok, allora determinare un'equazione. Infatti, se voglio calcolare distanze, è comodo calcolare un'equazione cartesiana. E con questo intendo qualcosa tipo ax più by più cz uguale a d. Purtroppo, con questi dati, è molto più facile calcolare un'equazione parametrica. Calcoliamo prima un'equazione parametrica del piano. Come si fa? Cos'è un'equazione parametrica del piano? Quindi calcoliamo
calcoliamo prima equazione parametrica di pi greco. Questo è pi greco. E che forma ha un'equazione parametrica? Ma ci saranno due parametri e la forma è v0 più lambda v1 più mi v2, dove lambda e mi variano in R. E i vettori hanno un'interpretazione v0 sta in pi greco e v1 e v2 loro span è il piano, l'unico piano parallelo a pi greco che passa per l'origine. Quindi hanno la direzione, sono due direzioni, facciamo, indipendenti in pi greco. Faccio un disegno, per esempio potrei prendere questo come v0, non conosco quel punto, prendo un punto qua che prendo come v0, è un punto su R1, perché voglio che pi greco contiene R1, e R1 lo conosco, e due direzioni. Uno prendo la direzione di R1, e l'altro cosa prendo? Prendo la direzione di R2. Parallela, qua c'è, non so, forse dico così, questo è V1 e questo è V2, perché sono direzioni nel piano, indipendenti. Quindi cosa prendo per V0? Devo prendere un elemento di pi greco e prendo il punto 1, 0, 1. Prendo 1, 0, 1 perché R1 è contenuto in pi greco. E le due direzioni cosa prendo? Ma prendo la direzione di R1 e la direzione di R2, perché per costruzione pi greco sarà parallela a queste due rette. Quindi prendo 2 meno 1, 0 e prendo 0, 2, 1. E questa è un'equazione parametrica del piano. Adesso ci vuole, perché devo calcolare distanze, quindi è più piacevole avere equazioni cartesiane. Quindi dobbiamo convertire. Quindi il punto generico di questa equazione, il punto generico che ha la forma 1 più 2 lambda e meno lambda più 2mi e 1 più mi sta in un certo piano, quindi è un punto del piano che ha la forma ax più by più cz uguale a d per ogni lambda e mi. Tutti questi punti devono appartenere a questo piano. Io cerco i coefficienti, cerco a, b, c e d, e quindi i coefficienti A, B, C e D sono da determinare. Ok? E come faccio questo? Ma sostituisco il punto in questa equazione e trovo che A per 1 più 2 lambda più B per meno lambda più 2 mi più C per 1 più mi è uguale a D. E adesso metto tutto senza lambda e mi, quindi A più C meno D più lambda per 2A meno B più mi per 2B più C fa 0 per ogni lambda e mi in R. Ma guarda, se io ho un'equazione di questo tipo, termine noto, più lambda per qualcosa, più mi per qualcosa, e questo deve essere sempre zero per ogni valore di mi e lambda, questo è solo possibile se tutti i coefficienti si annullano, perché lambda e mi variano. Okay? Quindi questo mi dà
e questo viene dal fatto che questo deve essere 0 per ogni valore di lambda b, mi viene un sistema, trovo quindi che i coefficienti sono nulli e quindi trovo a più c meno d fa 0 e 2a meno b fa 0 e 2b più c fa 0. È un sistema lineare. Questo so risolvere, la matrice che corrisponde è questo, 2 meno 1 0 0 0 e 0 2 1 0 0, questo è il sistema e questo possiamo risolvere con il metodo di Gauss. Quindi sottraggo la prima equazione due volte la seconda e mi viene 0 meno 1 meno 2 2 0 0 2 1 0 0 e questo faccio la somma due volte la seconda, faccio la somma due volte con la terza e mi dà 1 0 1 meno 1 0 meno 1 meno 2 2, faccio la somma due volte e mi viene 0 0 meno 3 4 0 0 0. Ok? Quindi adesso c'è un scriviamo ancora a cosa corrispondono le colonne, corrispondono alle incognite A, B, C e D. E quindi porto D a destra e trovo 1, 0, 1, a D, 0, meno 1, meno 2 uguale a meno 2D e 0, 0, meno 3 uguale a meno 4D. E adesso introduco un parametro, D chiamo T, e quindi la terza equazione mi dice che C è uguale a 4 diviso 3T, e quindi la seconda equazione mi dice che B è uguale a 2C più 2D, che è uguale, se non sbaglio, a 14 terzi T, è vero? Sto sbagliando? Ah sì, questo è meno 2C qua. Quindi è meno 8 terzi T più 2T e questo è meno 2 terzi T, mi sembra, no? Meglio. E A è uguale a D meno C, questo è meno un terzo T. E quindi adesso trovo l'equazione generica, quindi A, B, C, D è uguale a meno un terzo T, meno 2 terzi T, 4 terzi T, T. Quindi abbiamo quindi essenzialmente una unica equazione, ma con questo metodo troviamo anche tutti i multipli, che mi danno sempre lo stesso piano. E quindi faccio una scelta per T. Normalmente prendo T uguale a 1, ma forse in questo caso è meglio prendere T uguale a 3, così caccio via tutti i denominatori. Quindi prendo T non 0, per esempio T uguale a 3, e trovo il piano meno x meno 2y più 4z è uguale a 3. Questo. Speriamo che... è sbagliato, eh? Perché il punto 1, 0, 1 non ci sta. Chi vede l'errore? Uno zero uno ci sta? Ah sì, ci sta. Ci sta. Sarà corretto. Ok, questo è il piano. Dove eravamo? Dove eravamo? Quindi adesso ho calcolato un'equazione cartesiana del piano. E adesso la distanza, come lo posso ottenere? Prendo un punto arbitrario di R2, per esempio meno 1, 0, e uso la formula.
quindi la distanza cercata è uguale alla distanza da questo punto, per esempio meno 1, 0, dal piano pi greco, e questa è un'equazione di pi greco. E questo possiamo calcolare con la formula, vi ricordate la formula? Quindi la distanza trovi sostituendo il punto nell'equazione, e questo mi dà 1 meno 2 meno 3 diviso la lunghezza del vettore normale, che è 1 più 4 più 16. E quindi questo diventa 4 diviso la radice di 21, che non, se non sbaglio. Questa è la distanza fra queste due rette. Capite il metodo? Quindi dovreste avere in mente questa immagine qua. Domande su questo? Dovreste però protestare un po', perché c'è un problema con questo metodo, che non funziona sempre. Quindi abbiamo fatto solo la metà. Quale problema c'è? Cosa può succedere con questo metodo? Cosa succede se per caso R1 e R2 sono parallele? Cosa succede? Quindi qua ho R1 e qua ho R2. Sono parallele. Il piano pi greco, chi è adesso? Non esiste più, perché non c'è un unico piano parallelo a R2. Ogni piano che passa per R1 è anche parallelo a R2. E quindi cosa possiamo fare? Possiamo dire, ma chi se ne... non importa questo piano, perché questa situazione è molto più facile. Perché come posso calcolare la distanza fra queste due rette? Prendo un punto arbitrario e calcolo la distanza fra il punto e la retta, e questa è la distanza fra le due rette. Quindi se le due rette sono paralleli, mi ritrovo nel problema distanza fra punta e retta che avevo già risolto. Quindi se sono parallele, allora più facile la situazione, è più facile, è questo. E la distanza è uguale alla distanza tra P e R1 con P, un punto di R2 che è arbitrario. Ok? Adesso l'ultimo argomento, 5 minuti, intersezioni di sfere. O forse no. Questo faccio la settimana prossima, vi lascio andare.